Oggi parliamo di yours.net, sito che dà la possibilità di organizzare i propri contenuti online in una sola scheda in modo da averli sempre a portata di mano. Questa è la home page del sito. Come vediamo, è tutta in inglese. Si possono selezionare altre lingue, ma manca l'italiano. Nella home page troviamo lo spazio relativo al login, i contenuti selezionati per noi e gli ultimi post sui blog. Noi facciamo il login, effettuiamo il login e si apre la propria pagina. In questo caso io ho dato un tema più natalizio, dato che siamo sotto Natale. Allora, la home page è composta dai preferiti che vengono selezionati da yours, tra quelli scelti con maggior frequenza dagli utenti. E poi c'è un messaggio di benvenuto con delle istruzioni. Su yours si possono aggiungere nuove pagine, nuovi box, e nei box si possono mettere vari contenuti, come ad esempio immagini, box di ricerca, link, quiz, test, text, quindi messaggi oppure codici. Poi c'è la pagina relativa alle impostazioni e ai messaggi di all'aiuto. Yours funziona semplicemente così, è molto intuitivo da utilizzare e ci vuole del tempo per personalizzare il sito a proprio piacimento. Scegliendo e aprendo i contenuti proposti per noi, in questo caso io ho scelto Impara l'inglese con i giochi. Vengono proposti vari giochi con cui si può imparare l'inglese. Scegliendo ad esempio un semplice gioco dell'impiccato, si apre la pagina con il relativo gioco. Scegliendo le lettere, si impara l'inglese. Questo è il funzionamento di Yours.